Sono 16 ragazzi fanesi, età media 17 anni, che parteciperanno ai campi di volontariato di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, per vivere un'esperienza di lavoro e di formazione civile sui terreni confiscati alle mafie e gestiti dalle cooperative sociali di Libera Terra. Perché hai deciso di partecipare a questa iniziativa? Abbiamo deciso quest'anno di affiancare Libera nella Costituzione sul livello territoriale qua a Pesaro Urbino, perché abbiamo sentito che all'interno delle scuole il tema della legalità e della mafia è ancora molto sentito. L'abbiamo visto appunto l'anno scorso quando il campus di Fano è stato intitolato a Falcone Borsellino e il campus di Pesaro a Peppino Impastato. Abbiamo così iniziato il nostro lavoro di propaganda e di organizzazione della partecipazione degli studenti della provincia ai campi di formazione e campi lavoro di Libera. Un primo gruppo che partirà il 12 agosto per la Toscana a Sant'Anna di Stazzema per un campo che avrà come temi fondamentali la legalità collegata con la memoria. Ricorrerà l'anniversario della strage di Marzabotto, infatti i ragazzi da Sant'Anna andranno a piedi fino a Marzabotto. Un secondo gruppo, sempre probabilmente di 8 ragazzi, che chiuderà le iscrizioni a fine maggio, partirà per un altro campo nel meridione. Oltre che lavorare per aiutare Libra, avremo anche degli incontri con degli esperti che ci spiegheranno in tutto e per tutto come avvengono le infiltrazioni mafiose. Qui a livello locale, ARCI, CGL, SPCGL, insieme a Libera, con il nuovo coordinamento provinciale, ha promosso da alcune settimane un lavoro di partecipazione, di costruzione ai campi di lavoro che ci saranno quest'estate in tutta Italia. Una tappa importante è stata sabato scorso l'arrivo della carovana antimafia a Pesaro. È stata l'occasione per fare un'analisi della presenza purtroppo della criminalità organizzata nel nostro territorio e per proporre una serie di politiche di contrasto all'infiltrazione. La carovana quest'anno si concluderà a Tunisi. I prossimi appuntamenti saranno invece quelli organizzati dai ragazzi, dalle ragazze delle scuole superiori e dell'Università di Urbino, proprio in funzione dei campi di lavoro antimafia che Libera organizzerà a luglio e agosto in tutta Italia.